Il video di oggi parla di superconnessatori, supercapacitori ed è la seconda parte. Segue il video che presentai poco tempo fa che descriveva i superconnessatori, cos'erano, che potenze avevano, le applicazioni. Oggi vediamo un aspetto pratico, cioè l'abbinamento dei supercondensatori con la batteria in quello che può essere il fotovoltaico per dare spunti, per dare forza, oppure in quello che viene chiamato oggi il car tuning, ovvero impianti radio e elettronica nonché estetica della macchina, che con i supercondensatori può ricevere veramente un valore aggiunto. E poi non dimentichiamo che uno degli utilizzi primari è nel car tuning o anche a casa per quanto riguarda gli impianti audio, che hanno dei grandi assorbimenti di picco, soprattutto quando i woofer con i bassi hanno bisogno di potenza. Oggi vedremo la connessione tra i supercondensatori e la batteria, come va fatta, quali accorgimenti bisogna usare, perché non dimentichiamoci che sono potenti e non solo i supercondensatori ma anche le batterie, quindi questi come accumulatori e questi come generatori di potenza istantanea possono essere abbinati in un determinato modo. Oggi vedremo questo e poi vedremo un utilizzo pratico anche per i tre aspetti che ho appena menzionato. Buona visione e iscrivetevi al canale. La prima cosa è la preparazione degli strumenti. Qui vediamo due capicorda che io ho già saldato e dall'altro lato c'è il rame in modo che possano essere saldati sui terminali del supercondensatore. Qui c'è della pasta salda che io amo, con dello stagno avvolto sul nottolino, e se volete invece standardizzarvi potete comprare tranquillamente lo stagno con già incorporata la pasta salda. Qui abbiamo ovviamente i due strumenti in questione, ovvero i supercondensatori e la batteria alla quale installeremo in parallelo i condensatori. E qui un saldatore normale, tranquillo, questo è il mio che prediligo, potete usare qualsiasi tipo di saldatore elettrico. I supercondensatori hanno una protezione nei circuiti per evitare proprio i corticircuiti. Questa la possiamo alzare o togliere per evitare che una volta che saldiamo gli angoli questa possa andare in qualche modo a sciogliersi per via delle alte temperature. Quindi la possiamo togliere facendo ovviamente attenzione a non mettere in cortocircuito i contatti. Qui ci sono tutti i vari componenti che servono a evitare l'inversione di polarità e qui abbiamo, come si vede chiaramente, il polo negativo con due fori per le quali possono essere anche avvitate delle viti e dall'altro lato abbiamo il polo positivo e quindi sarà proprio a queste due estremità che andremo a saldare i nostri terminali con cavo che deve essere ovviamente appropriato all'utilizzo che ne dovremo fare. Per accendere un'auto questo cavo è sottile, ma per accendere ad esempio un generatore questo cavo è ideale. Cosa avremo? Avremo, come vedremo poi nell'esperimento, più efficienza, il generatore partirà, potremo utilizzare batterie anche più piccole perché abbiamo la potenza istantanea di questi supercondensatori e la loro durata, come ben sapete oramai dal video precedente, supera il milione di cicli. Una volta schiacciato il cavo e allargato leggermente in modo da aumentare la superficie di contatto, lo andremo a saldare precisamente in questo polo. Scegliete voi se questa direzione o questa direzione, io preferisco questa così i due poli positivo e negativo saranno paralleli e potremo collegarli con più semplicità invece che andare a ingombrare i lati. Perché prediligo la pasta salda? Perché posso scegliere la quantità che voglio, che se è eccessiva la tolgo, ma se è poca ne posso aggiungere ancora un po'. Questa è una scelta personale, molti elettricisti e elettrotecnici preferiscono già lo stagno pronto. E a questo punto procediamo con la saldatura, dicevo, in questa direzione. Vedete che i due fori sono più grandi e più piccolo a seconda dei bulloni che uno potrebbe utilizzare. Io preferisco questo più piccolo perché ha anche una superficie saldabile superiore. Quindi andiamo a saldare in questo modo il nostro condensatore. Perfetto, il primo terminale, quello positivo, è stato saldato. Passiamo ora al negativo.
Ecco quindi saldati i terminali, che a me poi piace avvolgerli a molla. Una cosa importante, io quando faccio questi video per proteggere ovviamente il legno di questo bel tavolino, metto questa superficie metallica di acciaio inox che protegge tutto. Mi piace lavorare su qua quando faccio queste realizzazioni, questi video, queste immagini, però attenzione perché se questi due contatti più o meno dovessero toccare la superficie metallica, questa potenza si scatenerebbe in un istante, creando un cortocircuito con scintille e insomma è abbastanza pericoloso. Quindi facciamo sempre attenzione dove lavoriamo ed evitiamo sui supercondensatori e sulle batterie, ovviamente già lo sapevamo, i cortocircuiti. Eccoci pronti per la connessione. A questo punto che facciamo? Connettiamo il negativo sul negativo, il positivo sul positivo? Assolutamente no. Perché? Perché uno dei fattori importanti adesso è verificare che ci sia la stessa tensione iniziale, perché poi una volta installati saranno automaticamente bilanciate da batteria e condensatore, ma la prima volta deve avere la stessa tensione, perché se le tensioni sono diverse avremo il passaggio da una parte all'altra o dall'altra alla prima in maniera eccessiva, in maniera elevata, e questo non va mai bene. Quindi andiamo col tester a misurare la tensione di entrambi i componenti. Ecco che la tensione ai due capi del supercondensatore risulta essere 13,94. Adesso vediamo la tensione ai due capi della batteria. Risulta essere 12,53. Quindi dobbiamo caricare un po' la batteria per evitare che questa differenza di tensione vada a scaricarsi istantaneamente, in questo caso dal supercondensatore alla batteria, e questo non va assolutamente bene. Adesso andiamo a rimisurare la tensione della batteria, che risulta essere 12,81 e del condensatore che è 12,95. Quindi sono abbastanza lineari. Io in questo caso ho preferito, invece che caricare la batteria, ho preferito scaricare il condensatore per adattarlo alle condizioni della batteria. Quindi siamo molto vicini, molto simili, con la batteria 12,80 e qualcosa e il condensatore a 12,93. A questo punto noi possiamo collegare insieme il condensatore alla batteria. Ecco che in questo modo abbiamo l'abbinamento tra supercondensatore, supercapacitore e la nostra batteria. Questi adesso lavorano insieme. La batteria è l'accumulatore. Ricordiamo che i supercondensatori non sono accumulatori, ma questi hanno tanta potenza da erogare istantaneamente, cosa che invece farebbe soffrire la batteria. In questo impianto puramente dimostrativo che vi ho fatto ci sono due errori. Il primo è che non ho messo, ma l'ho fatto ovviamente volontariamente, un interruttore che stacchi il polo positivo, quindi interruttore manuale che deve essere della portata massima dell'utilizzatore che andrà ad assorbire l'energia che a lui servirà. Quindi un interruttore che deve calcolare il passaggio di quella corrente, e poi manca un fusibile. Che fusibile mettiamo? Anch'esso deve essere leggermente sovradimensionato rispetto all'utilizzatore. Allora in questo modo, e lo andiamo a vedere adesso, avremo un impianto che ha uno stacco manuale e una protezione in caso di corticircuiti. Chiaramente un altro fusibile andrà messo dal polo positivo della batteria all'utilizzatore. Quindi quando qui ci sono anomalie, il fusibile generale staccherà tutto, e quando qui ci sono delle anomalie, il fusibile tra batteria e supercondensatore andrà a staccare questi due componenti. In questo caso, come potete ben vedere, ho posizionato un fusibile ripristinabile manuale che fa anche da interruttore. Così il circuito è chiuso e funziona. In caso che ci fosse un problema, questo salta. E così invece lo facciamo scattare noi in modo da isolare la connessione. Questi sono ottimi perché sono due in uno, contengono l'interruttore e il fusibile.
A questo punto riposizioneremo la fascia protettiva adesiva che evita ai contatti di entrare in cortocircuito. Ragazzi, non mi è sembrato complesso, però fate attenzione perché le potenze in ballo sono tante. Qui abbiamo usato condensatori da 500 farad 2,7 volt. Ci sono anche quelli da 2,7 volt ma 3000 farad, e quelli sono gli ideali per far partire anche le macchine. A questo punto fate sempre attenzione, ne va della vostra sicurezza, mi raccomando. E il video non è finito, perché adesso andremo ad accendere lo scopo per cui è stato creato questa piccola batteria, ma con questo potente supercondensatore andremo ad accendere un generatore da 6 kW, quindi molto potente, con un motore da 600 centimetri cubici. Eccoci in laboratorio, la prima accensione la vogliamo fare con una batteria da 75 A. Come voi ben sapete, io nascondo sempre i marchi sia della batteria ma anche del generatore. Questa batteria accenderà senza difficoltà, ovviamente sono 75 A, un generatore da 6 kW con un motore da 600 centimetri cubici. Ecco la prima accensione. Questa è stata la prima accensione, adesso ho spento ovviamente per via del rumore. E cosa è successo? La batteria ha avuto una certa difficoltà nella prima accensione e alla seconda invece è partita subito. Questo è anche abbastanza classico. Adesso andremo a sostituire la batteria, chiamiamola grossa, con una batteria piccola da 12 A, questa era 75 A, vedremo cosa succede con l'aiuto dei supercondensatori. Vi ho lasciato la batteria, chiamiamola grossa, da 75 A di fianco, proprio affinché vediate la differenza tra quella e la batteria piccolina, chiamiamola batteria da moto. Bene, passiamo all'accensione e vediamo cosa succede. Spento per il solito rumore, ma io non so se vi siete accorti di quanta potenza, di quanta istantaneità si è creata, e veramente in un batter d'occhio, in un lampo, il motore si è acceso all'istante. Questo per via dei supercondensatori, non certo per quella piccola batteria che in quel momento è servita solamente da supporto, e loro con massima potenza hanno buttato dentro tutti gli ampere che servivano al motorino d'avviamento. Bene ragazzi, montaggio effettuato, tarature fatte, motore acceso, è una soddisfazione. Questo è il mio canale, questo è Fai da Te. Invito tutti, se volete, a contattarmi, se avete messaggi, se avete idee anche, e ringrazio tutti veramente voi che mi seguite su questo canale con passione. Io vi saluto, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.